A 71 anni si dedica alla pulizia delle aiuole della villa comunale di Torre del Greco. Raimondo Ciaravolo è per tutti un esempio di civiltà. Non è difficile mantenere pulito, dobbiamo rispettare gli spazi verdi. Il suo appello è rivolto alla cittadinanza e all'amministrazione comunale. Abita a due passi dalla villa e ci crede in quello che fa. Non è possibile che l'area verde frequentata da anziani, disabili e donne incinte sia abbandonata e trascurata. Io me le adotto tutti questi giardini perché il comune purtroppo manca dal 2000 dopo Cristo di qua, e allora io mi metto a pulire questi giardini, faccio una cosa mia personale, perché poi alla fine non pulizzo solo i giardini, anche le strade qua all'interno, bottiglie, scatoloni, medicina sporca, tutto ciò. Mi metto i guanti la mattina, 71 anni, il leone è ferito ma non è morto, e mantengo la villa comunale, ok. Quello che poi le istituzioni nostre se ne fregano purtroppo. Ecco, lei è un discendente del Ciaravolo a cui è stata intitolata la villa comunale. Cosa può dire alla cittadinanza e anche all'autorità di Torre del Greco? Ma l'autorità di Torre del Greco almeno di fare un'accortenza alla villa comunale, che diciamo che è un posto che vanno i bambini, i ragazzi sulle sedie a rotelle, vecchietti, donne incinte, quindi è pericoloso, non si può entrare dentro, ci spezzano gli alberi, ci vanno addosso. Insomma, è un bolmone verde abbandonato, e a noi dove dobbiamo andare a prendere quest'aria? Non si sa, all'una la chiudono e quindi stiamo rovinati. Lei si è dedicato alla rimessa in sesto del giardino, quanto tempo ci ha dedicato? In questa villa comunale ci ho dedicato quasi la mia vita, perché abito a 50 metri dalla villa comunale, quindi ci tengo molto a non vederla sporca, mi piace vederla pulita. E quindi do un appello alla gente di collaborare a non sporcare, buttare roba per terra, perché qua non c'è chi pulisce. Quindi cercate di collaborare insieme al Lupo di Mare, Ciaravolo Raimondo. Vi saluto e grazie.